È arrivato il momento anche di lasciare Edimburgo. Adesso andiamo a St. Andrews. Ciao! Ed ecco il ponte che attraversa il fiordo di Edinburgh. Lasciando Edimburgo, proseguiamo verso nord, cominciando finalmente ad addentrarci nelle Highlands, verso la Scozia più selvaggia. Abbiamo parcheggiato il camper in questo posticino niente male e siamo arrivati a St. Andrews. Laggiù c'è la cattedrale di St. Andrews, siamo nella costa est della Scozia e siamo ad un'ottantina di chilometri a nord di Edimburgo. C'è un po' di bassa marea, ma il posto è fantastico. E per un appassionato di sport a 360 gradi come me, vedrete anche perché è famosa St. Andrews. Andiamo! St. Andrews si trova a nord di Edimburgo e per raggiungerla abbiamo dovuto attraversare il golfo di Forth. È una piccola e quieta cittadina universitaria che si affaccia sul mare del nord e che regala paesaggi mozzafiato ed è conosciuta per essere la casa del golf. Abbastanza impressione vedere sempre la bassa marea per noi che non ci siamo abituati. La cattedrale di St. Andrews, che ormai è un rudere, è stata la chiesa più grande mai costruita in Scozia. Poi cadde in disuso dopo la riforma che vietò la messa cattolica da parte degli scozzesi. La cattedrale di St. Andrews fu costruita tra l'11 e il 12 secolo ed era uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti dell'Europa medievale. Era dedicata a Sant'Andrea, il santo patrono della Scozia, ed era una delle più grandi cattedrali del suo tempo e rappresentava un capolavoro dell'architettura gotica. Questa è l'Università di St. Andrews. Famosa soprattutto perché vi studiò il principe William. Vedi Nico, tu hai studiato economia a Torino e il principe William l'ha studiata qua. L'università di St. Andrews è una delle università più antiche e prestigiose del Regno Unito, fondata nel 1413 ed è nota per la sua eccellenza accademica e la sua ricca tradizione. Questa è la mitica buca 18 del campo da golf di St. Andrews, uno dei campi da golf più famosi e antichi del mondo. Qua terminano alcune tra le gare più importanti di golf della storia del golf. Se giriamo di qua, da qua inizia e finisce questo mitico campo da golf, un campo da golf denominato Lynx, molto diverso dai campi da golf che si vedono negli Stati Uniti. Qua si sfruttano tutte le pendenze del terreno. Per chi è appassionato di sport, questo è un tempio bellissimo. La pratica del golf qui a St. Andrews risale almeno al 15 secolo e il Royal and Ancient Golf Club di St. Andrews, uno dei club più antichi e prestigiosi del mondo, è stato fondato nel 1754 ed è stato il custode delle regole del golf dal 1834 fino al 2004. Questo è l'altro simbolo del campo di St. Andrews, lo Swilcan Bridge, da dove passano i campioni più famosi del golf per raggiungere l'arrivo della buca numero 18. E là un bel temporalone che sta arrivando. Potete immaginare l'entusiasmo dei miei compagni di viaggio a sentirmi parlare di golf per ore. Purtroppo però poi il temporale ci ha raggiunti e siamo dovuti tornare velocemente verso il camper. Enjoy the beer! Dato che a St. Andrews non c'erano posti dove dormire con il camper, siamo andati 10 km a sud e abbiamo trovato questo posticino sulla spiaggia. Siamo proprio sulla spiaggia e costa durante il giorno dalle 7 alle 20 costa 2 sterline, invece per dormire costa dalle 20 alle 8 costa 10 sterline. Una posizione fantastica. Bellissima. Come concludere meglio una giornata se non su una spiaggia deserta con una birretta, un paio di buoni amici, tra l'altro non prende neanche il telefono, quindi proprio distaccati dal mondo. Vi faccio vedere un'altra roba, sono le 10 di sera,
e c'è ancora un bel po' di luce. Unica pecca è che sarebbero preferibili 3-4 gradi in più, perché fa veramente freddo. E laggiù lo vedete? Un bel aerone là in solitudine. The next day. Buongiorno. Giornata spettacolare. Siamo già pronti a ripartire, abbiamo fatto colazione, sistemato il camper e adesso andiamo ancora verso nord. Eccoci tornati in città St. Andrews. Oggi la vediamo da un'altra prospettiva, il campo da golf. E oltre a essere famoso per il golf, è perché qui ha studiato il principe William, futuro re d'Inghilterra. È famoso anche perché è stato girato un film, una scena molto famosa di un film che però vi racconto dopo. Questo è l'ingresso del college di St. Andrews. Questo college è del 1450. Che bellezza questi college. Se siete amanti del gossip, sappiate che è proprio in questo college che William e Kate studiarono e si conobbero. Infatti, dopo un anno trascorso nell'esercito in Belize e in Cile, nel 2001 William tornò in patria ed entrò con il nome di William Wales all'Università di St. Andrews. E citando Wikipedia, la notizia della sua immatricolazione causò un temporaneo incremento degli iscritti a St. Andrews, in gran parte giovani ragazze intenzionate ad incontrare il principe. È arrivata la sposa. Venite a St. Andrews di fronte all'ingresso del college storico, dove c'è la chiesa dove adesso si stavano sposando. Troverete questi iniziali. Se volete passare gli esami non dovete assolutamente calpestarle. Io ho già dato, quindi come nelle migliori fiere di paese ci sono anche le giostre. Mi scusi, quanto costa giocare? Questa è la West Beach di St. Andrews ed è famosa perché qua è stata girata la scena più iconica di Momenti di Gloria, proprio su questa spiaggia. Così. Abbiamo chi regge la pompa, chi la tiene dentro. Ci siamo fermati in questo campeggio solo per fare carico e scarico. Non è semplicissimo da queste parti trovare solo carico e scarico. Invece in questo campeggio siamo riusciti a trovarlo, ma abbiamo dovuto pagare 9 euro. Però va bene, dai. Topolino. Strade scozzesi. Adesso mettetevi comodi perché è il momento di uno dei posti più belli ed indimenticabili di questo viaggio. Un luogo iconico, sopravvissuto alla storia delle intemperie. Un antico castello medievale aggrappato da secoli alle imponenti scogliere a picco su cui fu costruito. Una fortezza che sarebbe stata perfetta ambientazione del Trono di Spade. Benvenuti a Dannottar Castle. Hey.
Siamo arrivati al castello di Dannotar. Dannotar. Posto incredibile perché costruito su una scogliera a picco. Queste colline verdissime. Adesso è più che altro un rudere di un castello. È fantastico. Che bomba. Il castello di Dannotar ha origini antiche, risalenti al XII secolo. È stato testimone di numerosi eventi storici come la rivolta dei Giacobiti. E ha ospitato personaggi illustri come Maria Stuarda e William Wallace, Braveheart. Vabbè ragazzi, qua si sta esagerando. Posto di una bellezza incredibile. Rimango sempre affascinato da dove mille anni fa riuscissero a costruire questi castelli, queste fortezze che sono enormi. Riuscivano in posti veramente impervi a costruire dei castelli che hanno retto mille anni. Troppo sole. I re incontrastati del castello sono i gabbiani, ultimi sopravvissuti. Questa è la spiaggia proprio sotto al castello, là c'è l'ingresso al castello e siamo circondati da scogliere verdissime. Queste scogliere sono veramente imponenti. Quanto piace a Fra provare a farsi male. Poi tutta questa passeggiata sulle scogliere da cui si ammira sempre il castello. C'è una luce pazzesca, un clima favoloso. Potrebbe essere il posto più bello della vacanza finora. Riprendiamo il nostro viaggio per avvicinarci ad Inverness e al famigerato lago di Loch Ness, ma soprattutto per cercare un bel posticino dove dormire. L'abbiamo guidato fino a questo posto dove ci siamo fermati a dormire. Laggiù c'è una spiaggia con una foresta immensa alle proprie spalle. Pochi chilometri più in là c'è Inverness. Direi che anche per oggi abbiamo trovato un posticino carino per dormire. C'è solo il rumore dei gabbiani. Spettacolo, spettacolo. Questo è uno di quei luoghi in cui io vorrei passare la vecchiaia. Quattro case, un porto, il praticello con il parco davanti al mare, la spiaggia infinita e l'oceano. Nel prossimo episodio. Buongiorno compagni di viaggio. Buongiorno compagni di viaggio. Oggi siamo a Inverness, la capitale delle Highlands. È una piccola cittadina, in alcune cose simile ad Edimburgo. Ecco come cambia il tempo in Scozia. Due minuti fa stavamo mangiando sotto la pioggia. Parte migliore della città, la passeggiata lungo il fiume. Oggi siamo al lago di Loch Ness. Quello è Urquhart Castle, questo è tutto il lago di Loch Ness. Questa ridente cittadina è Ullapool. Questi sono i panorami che regalano le Highlands scozzesi. I ragazzi ne stanno approfittando per leggere,